Cercala la notte, estate. Che cosa sono? Sono i nuovi singoli di Marco Cignoli e Katusha Close. E cosa c'è di meglio da fare quando escono due nuovi singoli che non andare a intervistare i cantanti? Io che sono Alessandro, per Jab Media TV, ho fatto un'intervista doppia divertentissima che li ha coinvolti. Eccola qua. Nome? Marco. Katusha Close. Cognome? Cignoli. Close. Città di nascita? A Voghera, che sono le cronache quotidiane in questi giorni. Sono nata in Brasile, a San Paolo. Segno zodiacale? Cancro. Avete sentito il vostro rispettivo nuovo singolo? Sì, l'ho sentito assolutamente. Come rinunciare a sentire la musica di Katusha? Non importa da dove vieni, vieni a ballare con noi. Quest'estate fa caldo e quest'estate in colore. Non importa da dove vieni a ballare con me. Certo, amore, l'ho visto, sì, è bellissimo. Cercala la notte, abbracciala se vuoi. Chiamala la notte, ascoltala se vuoi. Cosa ne pensate? Penso che è Katusha, cioè è la cosa che deve fare, trasmettere allegria e spensieratezza, solarità e leggerezza. Poi mi è piaciuto tantissimo il videoclip, molto colorato, molto anche così caliente. Cosa volevi comunicare al mondo con il tuo nuovo brano? Ma in realtà è un brano che racconta la notte, la racconta come l'ho vissuta io. E poi il video è un omaggio al coraggio della community LGBTQ+. La libertà, praticamente il pubblico LGBT è entrato nel mio video solamente per questo, perché volevo fare vedere alla gente che ci siamo, che siamo uguali a tutti. Come è nato il tuo nuovo brano? È nato davanti a un garage, scrivendolo dopo un periodo in cui persone le più disparate mi dicevano: tutti i problemi che hai sono dovuti al fatto che la notte vivi e il giorno dormi. L'ho scritta io la canzone. Insieme c'è un pezzo con Filippo Fucillo, ma praticamente la canzone l'ho scritta io. Hai in programma un nuovo singolo? Ho in programma un nuovo singolo che uscirà il prossimo mese. Sì, sì, ci sono, diciamo così, che è nel forno già un nuovo singolo. Il mio forno funziona molto veloce. Qual è il tuo obiettivo come artista? Ha di imparare, cioè di concedermi un'opportunità per crescere a livello personale. E B, quello di raccontare le mie esperienze ad altri affinché magari qualcuno possa avere spunti di riflessione o cose simili. Katusha Close, non c'è piani, non c'è sogno dentro le scatoline, niente. Io vivo la vita giorno per giorno. Tre parole che ti descrivono. Creativo. Allegria. Coraggioso. Positività. Confuso. Serenità. Il tuo più grande difetto. Lasciarmi troppo influenzare dai pensieri negativi. Non mi fido velocemente delle persone, capito? La tua più grande paura? La paura. Ho paura della paura. Di perdere qualcuno della mia famiglia. Ho sempre una paura di una perdita così brutta. Cantante preferito? Loredana. Non devo dire il cognome, non ce n'è bisogno. Amore, in Italia il mio cantante preferito, uomo, è Gigi D'Alessio, amore. Canzone preferita? Oddio, te ne dico tre. Precipito di Giorgio Canali e Rosso Fuoco, Calma le onde di Dacia Nazari e ti dico, vabbè, Loredana e Mia Martini, Stiamo come stiamo. Vattene amore, che non è di Gigi D'Alessio. La città dove vivi? Sempre Voghera. Io vivo a Pisa, amore. Città preferita? Roma. Ah, la mia città preferita è Milano. Dove vorresti vivere se non vivessi in Italia? Non lo so, penso in un paese. Non lo so, in realtà. A questo punto, in Brasile, nel mio paese. L'Italia è un paese razzista? Non è un paese razzista, ci sono delle persone razziste. Cosa ti preoccupa di più del nostro paese? La mancanza di sensibilità e di empatia, che è dilagante, secondo me. È questa omofobia che non finisce mai. Hai dei tatuaggi? Sì. Sì. Quanti? Due. Uno. Suoni qualche strumento? No. Amore, un pochino la chitarra, poco poco. Un'arte che vorresti apprendere? Mi affascina la recitazione, mi affascina la pittura. Allora, praticamente, venendo da una famiglia di circo,
L'arte è già dentro il circo, facciamo un pochino di tutto. Farai o hai fatto il vaccino? 50%. Sì, amore, ho fatto la prima dose. Cosa diresti a un Novax oggi? Non lo so, la nostra paura e le nostre convinzioni dovrebbero non prevalere sul senso di responsabilità e di civiltà. Io l'ho fatta per proteggere me, per proteggere la mia famiglia, per proteggere chi avvicina a me. Io credo ancora tantissimo nella medicina, nella scienza, e secondo me le persone dovevano fare, ma non posso criticare chi non vuoi fare. Preferisci guidare o essere guidato? Guidare. Imparare o insegnare? se non impari non insegni. Tutte e due. Non vale come risposta. No, ma come non vale? Insegnare. Imparare. Chi dice cosa pensa o chi pensa cosa dice? Chi pensa cosa dice. Cucinare o sparecchiare? Sparecchiare. Cucinare. Leggere o scrivere? Scrivere. Scale o ascensore? Scale. Ascensore sempre, per tutta la vita, amore. Cane o gatto? Gatto, i cani sono troppo affettuosi. Allora, io ho tutte e due, io sono un amante degli animali, a me mi piace cani, gatti, coniglio, mucca, tutto, amore, io dovevo avere una fattoria. Estate o inverno? È sempre stato inverno, ma da un paio d'anni estate. Estate, sempre. Mare o montagna? Mare. Conte o Draghi? Conte, secondo me siamo stati fortunati, nella sfortuna, negli errori, nei casini che ha combinato, però voglio dire, non c'era un manuale di istruzioni. Draghi. DiCaprio o Johnny Depp? DiCaprio. Leonardo, sempre, glamorosissimo, bellissimo. Madonna o Lady Gaga? Madonna! Sono innamorata di tutte e due, però la grandiva ancora continua a essere Madonna. Orietta Berti o Ornella Vanoni? A livello di spessore artistico, Ornella Vanoni, ma anche a livello di simpatia, di lucidità, di modernità, di tutto. Ornella. Orietta, glamorosissima Orietta. Salvini o Meloni? Trovo che tra i due la Meloni abbia maggiori competenze di Salvini, quindi credo che sia più credibile come politico, ma non li voterò mai, né uno né l'altro. La Meloni, la bionda. Un giorno da leone o 100 da pecora? Un giorno da leone. Treno o aereo? Treno, perché l'aereo non sbatti per salirci. Treno per tutta la vita, amore. Ho paura dell'aereo. Ballare o dormire? Ballare. C'è chi dorme non prende pesce, amore. Temptation Island o Sanremo? Sanremo, non mi perdo un'edizione, una serata. Temptation Island. Europei o Eurovision? Ti dirò europei. Eurovision. Hai festeggiato la vittoria di Maneskin all'Eurovision? Sono stato molto contento della vittoria di Maneskin, credo che siano molto molto fighi. Amore, secondo me è stato meritatissimo, loro sono bravissimi e loro sono artisti delle strade, sono delle persone umili e cantano benissimo, secondo me ho festeggiato sì. Hai festeggiato di più la vittoria di Maneskin o dell'Italia agli europei? Sono andato anche a sbraitare per le strade a festeggiare. Ho festeggiato tutte e due, amore. La vacanza più bella della tua vita? La mia prima volta in Marocco. Sono andata a Napoli, è stata una vacanza bellissima. Sono andata per un evento, per stare due giorni, invece sono stata tre settimane. Senza amore, sai stare? Sì, però ci vuole almeno l'amor proprio, perché se non c'è manco quello è un casino. No, mai. L'amore è tutto. La cosa di cui avresti più bisogno adesso? Non avere paura della paura. Generalizzata per tutto, la pace. Una persona che vorresti abbracciare? Mo mi fai piangere, mio nonno. Vorrei tantissimo abbracciare la mia mamma, ma non c'è più. Credi nel paradiso e nell'inferno? No. Io credo nel paradiso e credo anche nell'inferno. Secondo me l'inferno viviamo già. Nel mondo, nella terra dove esiste tanta omofobia, malvagità, la gente che ammazza uno l'altro. Hai mai rubato? Una cartolina di Victoria Beckham a Londra. Mai, amore, mai. Rubato un ragazzo o ragazza a qualcuno? No. Aspetta, non direi rubato, amore. Come si dice? Un imprestito. Non direi rubato. Perché così, diciamo, è successo. Tradito? No. Sì. Deriso qualcuno?
Penso sia capitato, sì. Sicuramente sì. Girato un film porno? Magari. È un no. È un no, non me lo posso permettere. Allora, è una domandina un pochino calda. Ti posso dire, non l'ho mai fatta, ma sono già stata invitata, sì. Invitata a farlo, ma non ho accettato. Ricevuto minacce? Sì. Subito episodi di violenza? Psicologica. Nel mondo che con tanta persona omofoba che ci sono in questo mondo, certamente ho già sofferto anch'io, sì sì. Scappato senza pagare? È possibile, ma non sono sicuro. Però è possibile da ragazzino. Io credo di sì, amore. Fumato una canna? Ho respirato il fumo. Mai. Fatto un album? Di figurine? Cosa sarebbe, amore? No, musicale. Ci sto lavorando. Amore, no. Sbronzato a un concerto? No, un concerto no. In tante altre occasioni sì, ma un concerto no. Mai, amore. Salito sul treno senza biglietto? Sì, più volte. Sì, più di una volta. Salvato un animale? Sì. Sì, tantissimo salvato, amore, tantissimi. Poi in Brasile giravo con la macchina quando vedevo un canino per strada, mettevo in macchina e portavo a casa. Cosa ti senti di dire a chi denigra il diverso? Io ogni tanto provo a ragionarci, ma non sempre ottengo successo. Ah, secondo me sono delle persone ignoranti. Secondo me esistono delle persone con frustrata. Cosa diresti alla versione di te, bambino? Non rompere più i coglioni. Se io potessi tornare indietro, vivere dentro il circo, con la mia famiglia, non avrei mai scappato del circo. Perché la vita del circo, nella mia età di bambina, no? Con la mia famiglia, con tutta la gente che c'era nel circo, non dovrei uscire mai, invece poi sono cresciuta e sono andata via. Hai un obiettivo di vita? Sì, andare a vivere in collina, in mezzo agli animali, in mezzo alla natura, e lontano dal traffico, dal casino, dal caos mentale e sociale. Obiettivi? Si va avanti con come sta andando, amore? Con le canzoni, con lo spettacolo, amare la gente, il mio obiettivo è questo. Il tuo cavallo di battaglia, una frase che ti rappresenta. Non sapevo che nascere folle, aprire le zolle, potesse scatenare tempesta, citazione Alda Merini. Ah, ora come ora, amore, wow, che caldo, mi sembra proprio di essere a Rio de Janeiro. Cosa vorresti che si dicesse di te? Che sono una persona sincera. Pensi che è quello che si dica di te? No, sono stato frainteso più di una volta. Prima di dire di me vorresti che le persone provassero a conoscermi veramente fuori il personaggio Catuccia Close e che mi guardassi come Catuccia e che io sono sempre la solita persona che porta anche colore, l'allegria, la positività anche senza la coroncina. L'ultimo momento di gioia che ti ricordi? In realtà ieri c'è stato un momento di grande gioia perché ho superato un piccolo ostacolo. Entrando in questo mondo ora così dello spettacolo ci sono dei momenti che è gioia dietro gioia. Quest'ultimo evento che ho fatto a Sardegna è stato un evento così di molta gioia dove ho pianto tantissimo, dove mi sono emozionata con l'amore e l'accoglimento delle persone che non mi immaginavo. Sai cucinare? Sì, se si tratta di rovesciare la scatoletta di tonno nella pasta, altrimenti no. Sì, ma certo, sono brava, amore, nella cucina. Piatto preferito? Allora, finché mangiavo carne erano gli spaghetti alla carbonara. Adesso che non mangio più la carne da un po' di mesi, non ho più un piatto preferito, devo capire. La carne di pentola, amore. Io faccio una carne nella pentola a pressione, con delle patate, carote, con tutto dentro, che te mangia e rimangia. Hai un animale? Sì, un porcellino d'India. Come si chiama? Si chiama Ozzy, in onore ad Ozzy Osbourne. Amore, ho 7 cani e 5 gatti. Vorresti dei figli? Quelli degli altri. È un no. È un no. Per me i miei figli sono già i miei animali. Perché i figli è una responsabilità molto grande, perché vedo le mie sorelle che hanno tanti, io ho tanti nipoti, io posso dire che non sono preparata per il figlio. Chi, secondo te, tra i due è il più sportivo o sportiva? Secondo me nessuno dei due. È Marco, amore. E Marco è sportivissimo, bellissimo, glamorosissimo. Bravo o brava a cantare?
Forse io? Vediamo, canta qualcosa. Cercavo solo un uomo, vero un pistolero. Ah, sicuramente Marco, perché Marco è un cantante vero e io ci provo. Bravo, brava a recitare. Lei, sicuramente. È Marco. Alto, alta. Io il più alto. Io sono 1,65 m e credo che Marco sia un pochino più alto. Passionale. Lei. È Marco, perché nelle sue canzoni c'è tanta passione. La mia c'è tanti colori, tanta allegria. E lui è passione, è amore, è un po' di tutto, è un po' più romantico, sì sì. Pigro, pigra. Io sono pigrissimo. È Marco. Scherzo, amore, scherzo. Incazzoso, incazzosa. Io più incazzoso di lei. Io penso Marco. Lui si incazza di più. Perché a volte mi prova a messaggiare e non rispondo subito. E sono sicura che si incazza. Bravo, brava, sui social. Io credo, lei avrebbe bisogno di qualche lezione. Io con i social ci sono tutti i giorni, ma allora credo che con i social... Ah, sono io, amore. Con più follower. Non ne ho la più pallida idea di chi ha più follower, non lo so. Amore, guarda, mi hai fatto una domanda che non ti saprò rispondere perché non l'ho guardato quanti follower c'è lui. Timido, timida. Io più timido di lei. Marco. Perfido, perfida. Dai, no, lei non è assolutamente perfida, è proprio la bontà fatta persona. Io sono più perfido. Amore, cattivo. Ah, io non sono cattiva, allora è Marco. Umile. Tutte e due siamo umili. Parlando di umiltà, io sono una persona molto umile, ma credo che anche lui. Simpatico, simpatica. Lei tutta la vita, ma lei poi è solare, cioè, wow. Tutte e due. Film preferito? Allora, italiano, Saturno Contro di Ferzan Ospetek e film straniero, qualsiasi film di Xavier Dolan. Allora, non ridere, perché tutte le volte che mi fanno questa domanda io rispondo Titanic, mai guardato solo questo, sì. Cocktail preferito? Un banalissimo mojito. Io non bevo, però quando vado nelle discoteche così un pochino di Red Bull. Il tuo primo concerto? Mi portò mio padre a vedere Joe Squillo. Qui sono andato, il mio primo concerto in Italia è stato di Laura Pausini. A che ora ti svegli il mattino? Ma tendenzialmente quando posso molto tardi. Ah, io alle 9 sono già in piedi. Completa la frase. Non posso vivere senza... Ma devo rispondere come Antonella Clerici? Come Marco. Ok. Non posso vivere senza il mio porcellino d'India. I miei animali. Non posso vivere senza amore. Wow! Che caldo! Sembra proprio di essere a Rio de Janeiro. E sai perché? Perché mi hai appena intervistato. Che caldo, amore. Mi sembra proprio di essere a Rio de Janeiro. Se c'è una cosa che non sopporto è... Le zanzare d'estate. Io non sopporto le persone bugiarde. Libertà è... Un'utopia? È tutto nella vita, amore, la libertà. Mollo tutto e... Costruisco una fattoria. Mollo tutto e vado a essere felice, vado a fare quello che voglio, senza rendere a nessuno, capito? Senza rendere conto a nessuno. Il mio primo pensiero al risveglio è... Che due palle, ma devo proprio alzarmi dal letto. Mangiare, amore. Il mio ultimo pensiero prima di andare a dormire è... Che bella questa canzone perché mi addormento ascoltando musica, oppure che brutta questa canzone, dipende. Mangiare sempre, amore, perché mi viene il sonno ma comincio, apro il frigo, no. C'è sempre qualcosina che mi dice, devi mangiare prima di dormire, sì amore, sono una mangiona. Dalla pandemia ho imparato che? Che ho risorse che non conoscevo. E nella pandemia siamo stati tutti chiusi in casa, chi c'è soldi, chi non c'è soldi, ma te con soldi... Sei dovuto stare chiuso lo stesso come che quello che non ce l'hai. E allora la pandemia è stata una lezione per tante persone per fare mettere, per capire che siamo anche lì tutti uguali. Un saluto ai tuoi fan. Ma non lo so se ci sono dei fan. Comunque, ciao, grazie per aver guardato. Amori miei, glamorosissimi. Un bacio grande di Katusha Closi. Ti amo. Un saluto al tuo compagno di intervista. Katusha, ti voglio tanto bene e grazie perché l'anno scorso, nel 2020, mi ha regalato, grazie alla sua intervista,
che io ho fatto a lei, uno dei momenti più belli dell'anno scorso. La stimo, la apprezzo per il coraggio, per la solarità, per quello che trasmette semplicemente vivendo. La ammiro tanto. Ecco, amore, glamurosissimo, lo sai che ti seguo sempre. Amo la tua canzone, anzi, amo te. Un bacio. La cosa che ti piace di più del tuo compagno d'intervista? Il sorriso, che non è solo una cosa estetica, ma che è un racconto. Ha un sorriso che è un racconto. Allora, prima di tutto, Marco, ho già fatto un'intervista con lui. Lui è una persona molto simpatica, solare, una persona, credo io, molto sincera, no? Perché guardandosi negli occhi è una persona molto sincera, è una persona che passa tanta positività anche lui, tanta allegria, e c'è ancora tanto da scoprire di questo bello uomo. Il consiglio che gli daresti? Di fare un duetto con me. A lui, il consiglio che do a lui è da continuare in questa strada, perché lo fa benissimo, c'è una bellissima voce, deve seguire avanti sempre, non fermare mai. Sei felice di questa intervista? Moltissimo. Sì, certo, amore, sono molto contenta. Ciao. Un bacio, amore. Ciao.